Arjuna combatté a Kurukshetra ricordando costantemente il nome di Dio. Non voglio che la Jap diventi un pretesto per diventare pigri. Fate Jap mentre lavorate e siate liberi. Il nome di Dio non deve assomigliare all'acqua melmosa di uno stagno, bensì a quella frizzante e zampillante di una sorgente. Lavorate e siate luce. Ripetete il nome di Dio. Con mente concentrata, ripetete sempre il nome di Dio. L'insegnamento del Karma Yoga. Servizio in armonia con il divino. Sri Babaji parlò del Jap Yoga nel suo primo discorso pubblico, ma nel corso degli anni si occupò con maggiore frequenza e accenti più marcati del Karma Yoga. Per Karma Yoga si intende qualsiasi attività priva di motivazioni egoistiche che viene svolta in armonia con il creatore e la totalità della creazione. È l'azione che si compie come espressione del proprio dharma, dovere, nel mondo. Tutte le persone, politici, governanti, madri, scrittori, contadini, artisti, medici, operai, eccetera, hanno un loro dovere da compiere. Quando questo dovere viene compiuto allo scopo di aiutare la creazione a funzionare armoniosamente, per esempio contribuendo al benessere delle nostre famiglie e delle comunità nelle quali viviamo, e viene svolto in sintonia con la volontà divina, invece che per motivi egoistici o per interesse personale, allora forse potremmo dire di praticare il Karma Yoga. Ovviamente, le azioni dettate da odio, gelosia, avidità, lussuria, vendetta e simili, anche più sottili stati mentali, non possono in alcun modo costituire esempi di karma yoga. La routine quotidiana di Babaji durante i 14 anni della sua missione a Herakan fu una straordinario, elevatissimo esempio di pratica costante del Karma Yoga. La regola dell'ashram era incentrata sul Karma Yoga e nei suoi discorsi il termine Karma Yoga ricorreva con tanta frequenza da spingere Babaji, pochi giorni prima della fine del 1983, a pronunciare queste parole. Non faccio che dirvi di lavorare duramente. A furia di ripetere sempre la stessa cosa, la testa mi scotta. Come Sri Krishna nella Bhagavad Gita, Babaji sosteneva che la vita umana è un'opportunità di progresso spirituale dell'anima e che è più facile avanzare sul sentiero spirituale attraverso l'azione che attraverso la rinuncia. Rinunciare completamente all'azione è fisicamente impossibile. Voi siete venuti al mondo per lavorare. Dovete sempre essere ansiosi di lavorare. Le persone pigre sono come morte. Voi siete venuti al mondo per vivere, non per morire. Questa terra è un campo del karma. Tutti devono essere attivi e lavorare. I grandi del passato hanno prosperato grazie al Karma Yoga. Anche oggi a prosperare sono le persone che svolgono diligentemente il loro lavoro. Solo grazie al Karma Yoga è possibile progredire. Fin tanto che non esalate l'ultimo respiro, non abbandonate il Karma Yoga. L'inazione è morte. Per questo motivo dovete continuare a lavorare, avanzare e progredire. Desidero intensamente che tutti siano coraggiosi, attivi e che lavorino con impegno. Non scoraggiatevi, mai.
poiché vi è stata data questa nascita, dovete mirare alla realizzazione e per avere successo bisogna lavorare duramente. Per affrontare il mondo bisogna avere una grande forza d'animo. Diventate coraggiosi e mostrate il sentiero del coraggio agli altri. Sri Babaji definiva il Karma Yoga come il più importante atto di religione. I rituali di adorazione occupavano una posizione secondaria nella pratica spirituale che Babaji consigliava ai suoi devoti. La frase «il lavoro è adorazione» ricorreva spesso nelle sue labbra. Continuate a lavorare ripetendo il nome di Dio. Voi non potete nemmeno concepire il valore della pratica del karma congiunta alla ripetizione del nome di Dio. La mente dell'uomo è molto veloce, più veloce del vento. Grazie al lavoro eseguito ripetendo il nome di Dio, la mente viene ripulita e diventa impermeabile al pensiero inutile e alla negatività. Per elevare gli uomini per il progresso dell'umanità nel suo insieme, il karma è una grande sadhana. Dico tutte queste cose per servire l'umanità. Lavorare, avere buoni pensieri, dedicare la propria vita all'umanità è la cosa migliore. In questa epoca, per progredire spiritualmente, è necessario solo praticare il karma yoga e servire tutti. Tutti devono diffondere questo messaggio. In ogni epoca la gente ha raggiunto la salvezza grazie a diversi tipi di azioni e di sadhana. In quest'epoca si può conseguire la liberazione solo lavorando duramente. Voglio uomini realisti, pratici. I veri uomini sono soltanto coloro che vivono in sintonia con questa epoca. Non dobbiamo prendere in considerazione religioni o caste, ma badare solo a lavorare duramente. I problemi che vi affliggono questa epoca, possono essere risolti con il Karma Yoga. Voi dovete diventare pionieri di questa epoca e cercare la verità. Dovete abbracciare l'avventura e risvegliare la verità che dorme in voi. Questo è vero yoga. In India da almeno 2 millenni vengono praticati diversi tipi di yoga. Babaji ha ripetuto molte volte che il karma yoga è quello più adatto ai tempi che stiamo vivendo e alle esigenze di questa era. Prima vi ho detto che esistono molti tipi di yoga, ma il karma yoga è di suprema importanza. Il karma yoga deve venire sempre al primo posto, poi si potranno aggiungere altri tipi di yoga. Il karma yoga è la più elevata pratica religiosa di questi tempi e vi porterà alla liberazione. Le scritture affermano che alla fine di ogni yuga solo il karma yoga è in grado di aiutare l'umanità. Solo attraverso la pratica del karma yoga sarà possibile trasformare questa era. Tutti gli altri tipi di yoga sono inefficaci. Ogni volta che si verifica un cambiamento epocale, il karma yoga si manifesta nel progresso scientifico e in tutte le innovazioni che sono frutto dell'attività umana. La pigrizia è un grave pericolo. Oltre a vedere il lavoro, il karma yoga come una benedizione, Sri Babaji considerava la sua assenza nella vita di un uomo qualcosa di più di un'occasione mancata per progredire sul cammino spirituale. La pigrizia è dannosa, un pericolo per l'anima del singolo individuo e per la società. La pigrizia non deve aver posto nelle vostre vite. La pigrizia è il punto debole dell'uomo. Il giorno in cui gli uomini cominceranno a lavorare duramente nel mondo non mancherà nulla. L'uomo
deve vivere e migliorarsi lavorando. Il lavoro è la più alta forma di adorazione. Grazie al lavoro potrete evolvere a tutti i livelli. Sebbene apprezzasse la tecnologia moderna ed esprimesse un grande rispetto per la dedizione degli scienziati e degli ingegneri che producevano tutte quelle meraviglie, Babaji era preoccupato per gli effetti che l'applicazione delle stesse potevano avere sull'umanità. La scienza ha fatto grandi progressi nel mondo. Il lavoro che prima dovevano fare 1.000 uomini, ora può essere fatto in pochi minuti da un bulldozer. Ma questo rende 1.000 persone disoccupate e inutili. Mentre la disoccupazione cresce nel mondo, la gente perde la pace mentale. Questo avviene perché gli uomini hanno smesso di lavorare. A causa dell'inazione, malattie e dolore sono in aumento ovunque nel mondo. Voglio che voi acquistiate energia delle macchine e lavoriate come macchine. Per certi versi, osservando correttamente la situazione, la scienza indebolisce gli esseri umani. Come potete mettere alla prova le vostre qualità e i vostri talenti se non avete occasione di usarli? Prendete ad esempio un soldato, come potrà dimostrare la sua forza e il suo valore se per combattere usa una macchina? Dovete seguire un sentiero che ci renda forti, in modo da non essere più dipendenti dalle macchine. Ma come fare? C'è solo un modo: diventare attivi e lavorare duramente. Tutti devono avanzare nella pratica del Karma Yoga. Questa è l'eterna, immutabile via. Ogni cosa, tutte le conoscenze, tutte le scoperte scientifiche sono state conseguite grazie al karma, al duro lavoro. Tutti coloro che sono arrivati e lavorano duramente nel sentiero del karma yoga non avranno problemi in questo mondo. Abbandonare il karma e impigrirsi è il più grande problema, la più grande infelicità e il più grande pericolo che potete essere costretti ad affrontare nel corso delle vostre vite. Sin dai tempi del Signore Rama e del Signore Krishna sono apparse molte scritture e in tutte viene insegnata la grandezza del Karma Yoga. Cristo era un Karma Yogi e il profeta Maometto seguiva il sentiero del Karma Yoga. Tutti i grandi che sono venuti sulla terra sono avanzati grazie al Karma Yoga. Solo il Karma Yoga è in grado di trasformare il mondo. L'inazione è la causa di tutti i problemi e di tutte le sofferenze. Nel nome del Signore Rama, il Karma Yoga dà risultati immediati. Karma Yoga e crescita spirituale. Sri Babaji concepiva il Karma Yoga come lavoro svolto per servire gli altri, servendo tutti gli esseri viventi e lavorando in armonia con le leggi che regolano il funzionamento dell'universo. I singoli possono progredire spiritualmente. Questo lavoro, Babaji, si riferiva al lavoro di scavo di un intero fianco della montagna che sovrasta la grotta. Riportando la terra smossa, venne creata una spianata che aveva la dimensione di un campo di calcio. Non serve a un solo scopo. Questo lavoro vi accompagnerà dovunque andrete, anche quando lascerete il corpo per andare nell'altro mondo. Questo lavoro vi seguirà e voi ne sarete beneficiari. Qualunque tipo di giardino facciate qui, qualunque tipo di seme seminiate qui, li ritroverete anche di là. Questo è un lavoro spirituale, non materiale. Non è nel mio lavoro, nel vostro. Questo è il lavoro dell'intero universo. Capite? È buono che trascorriate il maggior tempo possibile facendo questo lavoro.
vi sarà di beneficio in futuro. Più tempo e più energia metterete qui, più benefici avrete. La vostra salute migliorerà. Avrete una buona digestione e godrete di un sonno profondo. La vostra mente ne sarà purificata. Guardate la formica. Guardate com'è piccola e quanto sono grandi i carichi che porta. Non lasciatevi abbattere, non perdete coraggio. Se vogliamo, possiamo spazzare via tutta la montagna. E lo vogliamo veramente, se abbiamo la volontà. Non scoraggiatevi. Quando perdete il coraggio, siete come morti. Non scoraggiatevi. Non possiamo, noi possiamo muovere le montagne. Yoga è essere coraggiosi. Lasciarsi abbattere è scoraggiarsi. Non è yoga. Compite il vostro dovere. Non siate pigri. Questa è un'era di azione. Svolgete il vostro karma yoga. Mostrate al mondo azioni perfette. Servite l'umanità, perché servire l'umanità è servizio e adorazione a Dio. A Babaji piacciono gli esseri umani, tutti dovrebbero fare lavoro umanitario. Le persone che seguiranno questa pratica, tenendo sempre a mente i principi umanitari, si guadagneranno l'amore di tutti. Sopravviveranno a questa imminente distruzione e saranno felici. Ognuno di voi deve infondere lo spirito umanitario in coloro che ne sono privi. Ma cosa si intende per principi umanitari e umanità? Babaji dice che non bisogna odiare nessuno, che non si deve abbandonare nessuno, che si deve cercare di essere di aiuto agli altri e che si deve provare ad amare tutti. Un giorno Babaji chiamò Ila, un devoto di Bombay, e gli disse di venire a sedersi vicino a lui, sul muretto del terrazzo davanti alla sua camera, da dove si poteva vedere la parte posteriore dell'ashram. Per rispetto Ila si sedette ai suoi piedi e lasciò vagare lo sguardo attorno. In quei giorni si stava costruendo una nuova serie di stanze che andavano solo sotto il nome di International Guest House e la forza lavoro era costituita da una mescolanza di valligiani stipendiati e di devoti. Erano presenti molti stranieri, specialmente italiani e tedeschi, e alcuni degli indiani che risiedevano nell'ashram. All'improvviso Babaji si mise a parlare. Sto facendo tutto questo karma yoga, ma che bisogno ho del karma yoga? Mi vedi mai starmene da una parte con le mani in mano? Uno dovrebbe sempre essere impegnato in qualcosa. A me non piace l'inazione o la pigrizia. Guarda gli stranieri. Con che impegno lavorano? Mi viene voglia di lasciare tutto nelle loro mani e andare via. Sto dando Kilianola ai militari. Gli indiani non credono nel lavoro, si limitano a parlare. Dovrebbero prendere esempio dagli stranieri. Babaji a volte esagerava per dare più efficacia alle sue parole, ma fra i devoti c'erano e vi sono molte persone, indiani e stranieri, che avevano e hanno la tendenza a lavorare meno di quanto parlano. Gli stranieri venivano in prevalenza da paesi nei quali esisteva già una forte etica del lavoro e quelli che non praticavano il karma yoga erano mandati via molto presto. Con ogni mezzo possibile, dando l'esempio e insegnando, ma anche gratificando e punendo, Babaji cercava di instillare nei suoi discepoli l'urgenza di parlare meno e lavorare di più. Vi ho detto molte volte che dovete sempre mettere il dovere prima delle vostre esigenze personali.
Dobbiamo avere tutti uno scopo, sacrificare le nostre vite per il bene dell'umanità. Dobbiamo vivere per l'umanità e morire per l'umanità. Dobbiamo offrire le nostre vite per il benessere e la sicurezza della società nella quale viviamo. Questo deve essere il nostro obiettivo principale, il nostro bhajan, inno. Questo è il nostro bhajan, il nostro kirtan, la nostra ripetizione del nome. Dobbiamo procedere tenendo sempre questo nelle nostre menti. Il karma è un'evitabile legge di causa ed effetto, in virtù della quale tutti gli esseri raccolgono i frutti delle loro azioni e dei loro pensieri. Gesù si riferiva a questo quando disse: così come semini raccoglierai. La legge del karma è superiore a tutto. Per annullarne gli effetti bisogna portare la mente in quello stato di silenzio e di vuoto oltre il quale diventa possibile conoscere Dio. Altrimenti, fin tanto che ha respiro, l'uomo crea karma. Non è possibile testare senza agire. Non è possibile restare senza agire, nemmeno per un secondo. Quindi imparate il modo di dedicare ogni vostra azione al Signore. Nell'aprile del 1973, quando Gora Devi venne a risiedere stabilmente nell'ashram di Erakan, Shri Babaji le disse: adesso servirai Shiva per 12 anni. Trascorsi 12 anni, comincerai a realizzare qualcosa spiritualmente. Il Karma Yoga non è soltanto un canale casuale di azione di servizio, è un modo di vivere. Sebbene, come diceva spesso Babaji, la sua pratica produca immediati e visibili risultati, nella maggioranza dei casi è necessario un periodo di apprendistato piuttosto lungo prima di spezzare i meccanismi acquisiti e le forme pensiero che spingono gli uomini a lavorare solo per fini personali. Il karma yoga richiede una forte concentrazione sul divino e una pratica costante. Stabilizzarsi nel karma yoga non è cosa che si può fare in un giorno. Quando il karma yogi riesce a domare il suo ego, gli si aprono nuove vette spirituali da scalare e nuovi ostacoli da sormontare. Nella tradizione vedica, il periodo necessario a una persona normale per diventare uno yogi è di 12 anni. Tutti coloro che vengono qui devono essere preparati a svolgere qualsiasi tipo di lavoro. In questa era il lavoro purifica ed è la pratica spirituale più efficace. Dovete avere più coraggio e più entusiasmo. Voglio dire che il lavoro venga portato a termine in tempo con puntualità. Non c'è bisogno di più lavoro, ma di lavoro fatto con concentrazione, efficienza e rapidità. Tutti qui devono lavorare come se stessero lavorando per loro stessi. Voglio che tutti siano attivi e lavorino duramente. Essere attivi e lavorare con impegno è l'unico modo che avete di infondere una nuova linfa vitale nei vostri paesi.